Cioè, io non so, ma non se lo chiede nessuno come facciano cioè, i carabinieri, la polizia, la carabinieria, le guardie di finanza, ad avere tutto questo po' di armamenti estralusso. Tutte divise, mitragliatrici, bazooka, elicotteri, aeroplani, macchine, furgoni, tutta roba tirata a lucido, tutta roba che costa miliardi. Nessuno se lo chiede mai come facciano a avere questa gente, tutto sto po' di roba e essendo in tanti, uno stipendio e delle pensioni, vabbè, ma soprattutto tutto l'anno, come fanno ad averlo? Tutta quella roba lì. Ci riusciamo? È stata ripristinata, bene. Era saltata la connessione internet. Allora stavo dicendo, co come fanno a avere tutto questo po' di roba? Cioè io come faccio a non avere nulla se non produco nulla? Cioè bisogna fare un passo indietro nella storia. Chi sono? Adesso hanno cambiato i nomi, sono carabinieri, polizia, una volta erano guardie. Soldati e quelli che oggi chiamiamo ministri, si fanno chiamare ministri, senatori, cosa c'è altri, premiers, eccetera. E chi erano? Erano i principi, i duchi, i conti, i nobili, quelli che si facevano chiamare nobili, sentite? Come fa tutta questa gente ad avere quello che ha, che è un'enormità? Rubando. Ma se non produci devi rubare. Cosa facevano un tempo? L'hanno sempre fatto, oggi lo fanno in una forma diversa. Un tempo saccheggiavano, brutalizzavano. Stupravano la popolazione, la incarceravano, la bastonavano, la arrestavano, la uccidevano, uccidevano e saccheggiavano, portavano via tutto, tutto. E rubavano, sono ladri, sono banditi, sono ladri da sempre. Oggi hanno finito di bastonare duramente il popolo nel 1800. Lì è cominciato. Adesso trovano ogni tanto una calcatina, la danno ancora, ma adesso hanno trovato altre forme per ormai i popoli sono sottomessi psicologicamente in maniera molto forte. E quindi obbediscono e pagano, ma pagano gente che non produce alcunché, che estorce. Loro chiamano le sanzioni, ma è solo una piccola cosa, la cintura che porti, ma non possono obbligarti a una faccenda tua personale, cioè non sei libero di scegliere. Cioè non è come passare sulle strisce con l'automobile che puoi fa danneggiare un'altra persona o attraversare col rosso. È evidente che tu puoi nuocere ad altri, ma una cintura ti obbligano a portare, sei tu che devi dire, cioè queste cose. Ma questa è una piccola, giusto per fare un esempio. Ma ce ne sono di stratosferiche, le estorsioni, il denaro che si accaparrano è un quantitativo enorme.
E difatti comprano armi, tutto ciò che per loro, a loro dà forza e dà un'immagine di loro ultrapotente, che effettivamente sono potentissimi, però sono ladri, sono banditi, sono delinquenti. Quelli che chiamiamo politici, ministro, premier, il carabiniere, il generale, il sottotenente, il tenente, e qui, là, sono banditi, sono ladri, ladri di stipendi.